Ha realizzato il suo sogno atlantico Matteo Perucchini, navigatore solitario di Varese, che ha attraversato l'oceano in 52 giorni. Ed ora l'impresa di un navigatore di Varese nell'oceano Atlantico. Prima ho visto il bagliore delle luci di notte e ci ho messo un bel po' di tempo a convincermi che era davvero, davvero terra. Quando poi è salito il sole è stata una sensazione fantastica vedere per la prima volta il colore verde della costa di Antigua. Ce l'ha fatta Matteo Perucchini a coronare il suo grande sogno, attraversare dalle Canarie ai Caraibi l'oceano in solitario, a remi, a bordo di un'imbarcazione di soli 7,5 metri. Ho trascorso 52 giorni di navigazione in compagnia di delfini e megattere, remando anche 20 ore al giorno per battere altri due concorrenti alla Talisker Cup avanti a me di 60 miglia, racconta Matteo. I momenti più drammatici, le tempeste notturne. In quei momenti in mare è buio perché non c'è la luna, non ci sono le stelle, non riuscivo neanche a vedere le pale dei remi. Ci sono delle onde altissime, alte come delle case, le senti arrivare nel buio più completo e poi improvvisamente colpiscono la barca. Però la cosa importante è rimanere concentrati. Che cosa porti con te da questa esperienza? Questa avventura è stata di sicuro un viaggio sia fisico di attraversare l'oceano, ma anche interiore. Credo di aver imparato molto.